Lei dice che il governo criminalizza la polizia, perché? Quest'ultimo provvedimento, come è stato varato alla Camera sul reato di tortura, in effetti diventa un provvedimento che è solo contro la polizia e contro le forze dell'ordine. In sede di audizione lo stesso capo della polizia, Pansa, ha ribadito che effettivamente questo provvedimento viene a ridimensionare, a paralizzare la stessa attività da parte delle forze dell'ordine. Praticamente hanno detto quello che noi come gruppo della Lega Nord stiamo sostenendo da tempo. Il provvedimento, come è stato modificato alla Camera, diventa veramente vergognoso. È giusta l'introduzione del reato di tortura, perché non esiste attualmente nel nostro ordinamento, ma non che questo provvedimento debba diventare un modo per paralizzare l'attività. Ma non solo. Sempre il capo della polizia ha ribadito una questione che noi soli della Lega Nord avevamo sollevato, ovvero che in questo provvedimento è anche prevista una parte che va praticamente a limitare la possibilità di fare respingimenti ed espulsioni. Lo stesso capo della polizia ha parlato addirittura di una paralisi del sistema dell'espulsione e dei respingimenti. Allora, noi non comprendiamo come mai si debbano fare questi provvedimenti. Noi riteniamo che le forze dell'ordine in questo momento storico devono essere particolarmente supportate e non di certo venire così criminalizzate o martorizzate.